XVII secolo, che il 600 sardo è un periodo molto ricco sia di atti politici, ma in particolare di episodi di cronaca. Uno di questi è l'omicidio di un alto magistrato sassarese che viene ucciso a colpi di archibugio all'esterno della città. Naturalmente la corona di Spagna, di fronte alla morte di un magistrato, ordina immediate indagini. Il mio romanzo ha come aspetto centrale le indagini, la morte di questo magistrato, Angelo Giacaraccio, e le indagini e la conclusione di queste indagini. Ma è lo spunto per parlare del Sant'Uffizio, del suo ruolo pesantissimo e duro nelle vicende della Sardegna, ma ci consente, grazie ai personaggi di fantasia che colmano con l'immaginazione i vuoti della documentazione, mi ha consentito di parlare della vita dei semplici, degli umili, delle persone normali, quindi donne e uomini che vivevano del loro lavoro, del poco lavoro, dei pochi soldi che avevano, ma consentono di tratteggiare anche con un po' di divertimento, se vogliamo, la vita complessa dei sardi del Seicento.